Buondì! Ci prepariamo, facciamo un bel day trading insieme finalmente, e da un sacco che non lo facciamo, nel bagno nuovo, questo è il primo day trading. E niente, iniziamo. Comunque in questi giorni sto provando tutti quanti i prodotti di Iepoda e ora vado con la The Bubble Double, ve lo giuro, io sto amando questo detergente schiumogeno. Poi vado con The Purify Hero. Top. Io li amo questi prodotti, ve lo giuro. Vado con The Mistev. Wow, e poi vado con la The Make My Day Cream. Almeno mi faccio una bella base per il make-up. Così sono a posto, proprio shanti. Ok, ho fatto tutta la mia skin prep e ora andiamo a usare i miei soliti prodotti per la base, che questi sono la mia vita. No, potevo provare un'altra cosa! Cavolo! Vabbè, vado con la Beauty Blender, almeno è un po' leggero. No, volevo fare la full face. Vabbè, magari no. Magari la faccio proprio in un video a parte perché ho la palette quella nuova di Makeup Forever e quindi volevo proprio provarla con voi, ma mi è venuto questo improvviso vocione rauco, non so come mai. Sto pari i braccialetti, scusate. Ok. Comunque se siete indecisi su quale fondotinta prendere, magari questo qua. Per le persone che non amano troppo il glowy perché è matte, prendete questo qua è la fine del mondo, ve lo giuro. È super stratificabile, ma allo stesso tempo è leggero. Cioè, comunque mi ha dato questa base glow, ovviamente con una skin prep dietro, però guardate, no, ve lo giuro, io lo amo, il mio fondotinta preferito della vita. Andiamo con il fondotinta di Rare Beauty, che sapete ormai è il mio bambino da mesi e mesi e mesi. Infatti ho molta paura di... Oddio, ne ho messo troppo. Scusate, mi sono un po' dimenticata che era così potente. Allora lo porto anche un po' qua. No, l'effetto... Comunque, guardate la differenza di fare i contenuti così e così. Cioè, devo prendermi quelle ventose per i telefoni. Devo prenderlo. Poi oggi ho voglia di essere pink, quindi utilizzo questo mio blush della vita, perché è il blush della vita questo, ed è da un botto che non lo uso. Quindi sono molto contenta di usarlo, perché questi giorni sto usando solo quello pescato di Anastasia Beverly Hills, e quindi... Wow, mi mancava, che bellissimo! Andiamo con il mio mascara del momento, anche questo qua di Anastasia Beverly Hills. Ve lo giuro, ma quanto è bello! Cioè, guardate, aspetta che tolgo solo l'eccesso. Mi fa delle ciglia. Ah, me lo sono messo nell'occhio. Perfetto. Devo respirare. Lì non si vede perché ovviamente c'è una luce del cavolo lì in basso, ma guardate. Cioè, mi ha fatto delle ciglia troppo belle. Vado ad utilizzare la matita di Anastasia Beverly Hills per le sopracciglia. Ed è da un sacco che non mi trucco in modo proprio decente. Pazzesco. Ok, forse questa fatta. Non ci vedo molto bene con sta luce, eh. Vado ad utilizzare questa Taxi Palette. Ah, mi è scritto la Wind. E ci facciamo un make-up. Allora, voglio andare ad usare un marrone freddo e facciamo la nostra solita linea d'eyeliner, cioè per chi vede i miei get ready da mesi sa che io mi faccio la mia linea d'eyeliner con l'ombretto e poi mi sfumo tutto. E vado a prendere sempre lo stesso marrone, anche questo qua, questo è molto bello, e lo metto qua in fondo. Forse è troppo scuro. Nah, non importa. Lo si modifica, no? Però Rebecca, sì.
Infatti ora vado a prendere uno un pochetto più chiaro. Voglio uno ancora più chiaro, però vabbè. E inizio a sfumare gli ombretti. Ad Alessio questo make-up non piacerà perché a lui non piace proprio il make-up con l'eyeliner, lo odia, cioè lo vorrebbe più sfumato, non lo so. Invece secondo me mi sta proprio bene con l'eyeliner così. Che dite, dovrei farlo più sfumato anch'io? Non lo so. Comunque mi mancava un sacco fare le 3D. Ora sto facendo solo più video riguardo la casa, che so che piace, cioè anche a me piace molto farli, so che piacciono, però ho capito, mi mancava proprio fare le 3D, cioè quello per cui sono conosciuta. Che poi anche lì, io ci sono sui social da anni, no? E quindi la gente mi può conoscere come la Rebecca col caschetto, la Rebecca che faceva musica lì in balcone, oppure magari mi conosci da poco, quindi sono la Rebecca dei Get Ready, però sono tante cose. E mi piace questa cosa qua, cioè tu adesso stai guardando un video, tu dici Rebecca Gradoni, cosa ti viene in mente tra tutto? Oppure anche altre opzioni, che ne so, Rebecca ragazzo ti conosco perché vedo voi come coppia, non lo so. Sa che molto bello, mi sta piacendo moltissimo. Ora andiamo ad utilizzare questo bellissimo, lo mettiamo tipo qua, poi creo ancora più una sfumatura in marroncina esattamente come i miei capelli, perché i miei capelli stanno iniziando ad essere rossi biondi in fondo, non so se vedete, rossi cioccolato. Io li vorrei tutti un colore unico, ma divento un colore unico dal momento in cui sono un pochetto più abbronzata, capito? Perché così non ha senso. Ora vorrei un colore molto molto chiaro da mettere qua, ma mi sa che non lo trovo e vado a mettere questo. Tanto serve solo per mirare un po'. Sì. Non voglio shimmer, lo lascio matte. Ora andiamo a migliorare tutto mettendo, vabbè, prima faccio qua, mettendo la mia amatissima matita nera, cioè mamma mia quanto amo questa matita. È la mia droga. La metto pure un po' qua in modo che poi sfumo. Mi sono fatta proprio un pallino, sono una scema. Ora la dovrei mettere pure sopra. È da un sacco che non me la mettevo, mamma mia. Comunque vi chiederete perché sei sola di sabato mattina. Alessio è andato a prendere la TV, dato che ora possiamo, cioè siamo a posto, ma solo bisogno del furgoncino per andarlo a prendere. Ho fatto un casino. Ho fatto un casino. Beh, un po' più sfumata sotto non è male. Facciamo finta. Ma tutto perché io non so far più cose contemporaneamente. Ok, ovviamente dopo devo ripassarmi il mascara. Sto mettendo tutto il tempo solo per la matita. Ora andiamo a settare il tutto con la mia bambina, la mia vita. Ora dobbiamo cercare il puff. Niente, non lo trovo, quindi andiamo ad utilizzare la mia Beauty Blender. Boh, sperando che non si assorba tutta la cipria. Wow, mi piace! In tutto ciò ho dimenticato di mettere il gel per le sopracciglia. Poco poco, e ora vado a ripassare il make up, cioè il blush con questo qua di Too Faced. Come mi sono con questo qua di Too Faced? Vado a fare il contorno labbra con questa matita della Deborah, la numero 02. Ve lo giuro, mi sta piacendo tantissimo. Dovrei temperarla. E al centro il cerchietto mi sta abbandonando. Vado a mettere questa tinta di Banana Beauty, la non numero, ma la XOXO. Questo è il mio make-up, devo mettere ancora illuminante e ora metto i gioielli. Questo sarebbe il mio outfit, ma non mi convince perché non fa caldissimo, quindi toglierò i jeans, i shorts e questi sono i miei gioielli. Bacio, ciao ciao!